Bentornati a Rockal, la rubrica delle band locali. La musica regionale, la musica locale è sempre con noi, ripreso a essere con noi dopo una lunga pausa, lunga e drammatica, e anche un po' pigra, che è dovuta alla pigrizia del sottoscritto, che magari in effetti si è lasciato un po' andare a troppe altre correnti di pensiero, ma è tornato all'ovile in qualche modo, perché in questo periodo, forse più in questo periodo che in altri periodi, bisogna riprendere di brutto a supportare la musica locale. È un periodo disgraziato e noi dobbiamo essere ancora più forti, più resistenti per riuscire a supportare gli artisti che tanto generosamente questa terra ci regala. Siamo qua ancora una volta e siamo con un altro amico che torna a trovarci, un'altra vecchia conoscenza di Rockal, che molto volentieri è venuta qua a parlare con noi dei suoi ultimi sviluppi artistici in maniera, in forma leggermente diversa, ma torna con noi. È con noi, anzi di nuovo con noi, Walter Pin. Ciao a tutti, ciao Gabri, grazie. Walter, allora, grazie per avermi ospitato questa sera. È sempre un piacere, lo sai benissimo, qua siamo tutti, è casa degli artisti questa, casa degli industriali regionali. Oh, ti vedemmo all'opera più di una volta, ti ascolto live, prima volta, diciamo così, in ambito domestico, nel nostro primo incontro, durante l'intervista. Sì, qualche annetto fa. Qualche annetto fa, eravamo più giovani, so per dire. E poi ti abbiamo avuto quella seconda volta con Agorà, in Rocca al Video, bella esperienza anche quella. Sì. Molto bella. Molto, siamo divertiti anche lì. Molto divertente, sicuramente sì. Che dire, e sei tornato qua. Beh, tu mi hai chiamato, io sono venuto. Grazie per risposta alla chiamata. Ora, è una storia artistica tua che è in continua evoluzione, è subito un'evoluzione interiore. Allora, noi non ci siamo visti per un bel paio di anni dopo quell'esperienza di Rockal Video, quindi è tempo magari di chiacchierare un po' e di raccontare un po' gli ultimi sviluppi. Nel frattempo io auguro salute. Ci beviamo un goccio. Alla tua, salute gli ascoltatori di Radio Ascolto Live, oggi è una serata minazzata, siamo a posto così, che bello. Un buon calice. Sì, vino della nostra terra, buonissimo. Ottimo. Dovrei fare pubblicità alla Enoteca, ma non lo faccio perché è buonissimo il vino. Magari poi un giorno lo faremo anche. Benissimo. Caro Walter, allora, che è successo? Insomma, l'evoluzione successiva della tua esperienza artistica. Raccontaci un po' di te. Che è successo in questi due anni? Ma che è successo? Sentivo un pochettino l'esigenza di intraprendere un discorso da solo. Da solista, non l'ho mai nascosta questa cosa, anche i miei vecchi compagni di viaggio. Certo. E quindi necessitavo di fare questa cosa, Gabri. Quali passi, diciamo così, perché mi hai raccontato nel fuori onda che c'erano dei passi particolari che sono legati a questa esperienza, sia il passo artistico, il passo tecnico, il passo personale. E questi, raccontaci questi passi nello specifico, sono curioso, in effetti anche quelli che ci ascoltano sono molto curiosi. Ma io ho sempre scritto canzoni, prima già con le mie precedenti band, con i VAR, con gli Aspra 5, poi ultimamente con Agora Duet, saluto Christian, intanto il mio vecchio. Ciao Christian, non ti abbiamo dimenticato. Se vuoi tornare a parlare della tua musica, se ne vieni pure tranquillo. Insomma, ho sempre scritto canzoni anche per altre voci, prima nei VAR, insomma, avevo l'esigenza comunque di portare avanti questo discorso solista, e mi sono fatto anche di recente uno studio a casa dove posso produrre i miei brani e le mie canzoni. Ho capito. Quindi lo studio è stato un passo importante dal punto di vista tecnico e quindi da lì a poco sì, sono venute canzoni nuove e mi sono adesso affidato a questa etichetta che si chiama Binex Music Sorry Mom. E quindi loro mi stanno seguendo in tutti i passi artistici. Ho capito. Per adesso non posso dire grandi altre cose. No, è importante già quello che stai dicendo, perché significa che è stato un passo importante da un punto di vista della produzione, perché affidarsi a una label significa che tanto che tu credi nel tuo materiale e ci credi anche parecchio, questa è già una bella cosa, una bellissima cosa. Sì, avevo bisogno di un'etichetta, di un management che mi seguisse, soprattutto per quanto riguarda il web, perché sono abbastanza scarsi, no? Anche lavorando, essendo lavoratore, non riesco a stare dietro a tutte queste cose, quindi ho bisogno di una mano da questo punto di vista. Adesso ne siamo insieme già da qualche mesetto, sono contento, sta andando bene, stanno uscendo fuori degli articoli, delle interviste, passerò in radio molte volte, insomma, adesso sta girando tantissimo il mio singolo Confessioni.
Ho capito. Che tu hai ascoltato e mi hai detto che ti è piaciuto sì. Ora, una cosa vorrei capire. Allora, dei pezzi che hai fatto, comunque sia, ce ne sono diversi che comunque sono stati composti e quindi musicati e quindi pubblicati, nel senso che sono ascoltabili, o sono questo è l'unico pezzo, quindi è l'unico pezzo che è girato, quindi con musicalmente finito, realizzato e quindi pubblicato, o altri pezzi tuoi girano solisti attualmente? Ma solisti ci sono tre brani sul mio canale YouTube, anzi invito a iscriversi e iscrivervi al mio canale YouTube. Bene. Walter Pinna, mi trovate come Walter Pinna. E lì ci sono tre brani, sì, tre inediti, accompagnati anche da tre videoclip. Ah, benissimo, quindi siamo messi. Quindi, videoclip che ha portato avanti a livello, insomma, low cost, girati anche da me. Mi sono buttato a fare tutto, Gabri, ultimamente, lo sai. Mi sono buttato con lo studio, mi sono buttato anche nella produzione di video, insomma. Tante cose. Ho bisogno di sfogare l'arte. Insomma. Una bella situazione. Insomma, in questo periodo difficile poi ci sta bene per investire ancora di più nella produzione artistica. Quindi questi pezzi ci sono, esistono e noi li vogliamo ascoltare. Quindi insomma, andiamo a cercare uno di questi pezzi, lo mandiamo e poi torniamo a parlare con te. Quale pezzo scegli, quale pezzo ci vuoi proporre? Ma sicuramente l'ultimo brano che è Confessioni, con cui stiamo... Sì, è un telefono, tanto è silenzioso. Non è silenzioso, tanto lo richiamo, c'è problema, silenzio. Perfetto. Ma vai. No, sicuramente Confessioni. Confessioni, perfetto. Sono qui anche per un pochettino parlare di questo pezzo che stiamo spingendo con l'etichetta. Perfetto, e allora andiamo con Confessioni. Walter Pinna, solista, oggi è qui a Rockal, tornato molto volentieri, a parlare con noi, grande Walter, grandissima presenza. Sì, e poi combatte col microfono, dopo lo mettiamo in onda nel fuori onda, la prossima fuori onda. Confessioni, Walter Pinna, a dopo il pezzo. Rockal è tornata. Se un perdi giorno renditene conto già, si ma fuori piove c'è tanto freddo, e si sta bene qui al calduccio col tepore di un camino. Ti fai tante domande, ti chiedi come gli uccelli possano sopportare immuni il peso sulle piume della pioggia e volare in cieli, volare per davvero. Ti interessi di politica, della verità non te ne è mai sbattuto niente, bomber, ma è sempre meglio tenersi informati, leggere, curiosare per davvero. Già, la curiosità non è il tuo forte, ammettilo. Accorgersi che di preciso non c'è niente, e che il segreto è il non controllo degli eventi, se gli ostacoli diventano tuoi amici ma li affronti, coltello in mezzo ai denti, quando provi sentimenti che riaffiorano in un giorno liquido di lacrime. Incontrollabile la voglia di discutere, se credere alle favole o non c'è. Cervello puoi convincerti che sei un padre e non la ti sfuggirà. Sente nello specchio l'uomo bravo onesto, e il tuo nome inciso sulla pietra. L'orgoglio tuo più grande, il sapore dolce di una sfida.
confessioni. Walter Pinna con noi un'altra volta, Rockal è tornata, e la rubrica quindi delle band locali è tornata a parlare, a gridare la musica degli artisti locali. Walter, bel pezzo, confessioni, interessante, da creare su lista. Ti ringrazio. È un bel lavoro, è un'esperienza molto ma molto interessante. Ti ringrazio, Gabri. Quello che vogliamo sapere di più e che vogliamo approfondire, come tu ben sai, è tradizione a Rockal che si parli comunque dello stile, dell'evoluzione stilistica, di quello che è successo nel tuo animo di cantante in questo periodo, diciamo così, di cambiamento, ecco. Quindi lasciando il duetto, lasciando le band, intraprendendo questa vicenda individuale, stilisticamente cosa è successo? Anche interiormente cosa è successo? Ma stilisticamente forse i pezzi sono, diciamo, che assumono più un connotato più intimo. Ma poi comunque nelle mie canzoni puoi trovare anche sfumature pop rock anche, quindi diciamo che la linea è sempre quella, perché io sono anche un rockettaro. Sì. Vengo dai cantautori, ma vengo anche dal rock più classico. Sì, cioè, sì, io sì. L'anno prima di andare a dormire mi metto in Metallica alle volte, di Sepultura, quindi... insomma, così. Ho capito. Quindi passo dall'estremo alla... No, ma guarda, questa è una cosa che denota molta molto ecletticità musicale e anche molto interesse, apertura mentale, perché sai, sono quelli che si fissano su un solo genere e ascoltano solo quel genere, e tanti saluti. Esatto. Però non puoi farti una cultura musicale se non ascolti tanti generi. Devi ascoltare, cioè, ascolto anche jazz. Sì. Anche perché poi quando si passa al momento della composizione... se tu vuoi fare musica interessante devi anche conoscere, certo, come mischiare dei generi, altrimenti... E anche attingere. E attingere dei generi, soprattutto, che è fondamentale. Quindi se non riesci a trovare quel tipo di, diciamo così, di attività mentale che ti deriva dal fatto di aver ascoltato tanti generi, di aver capito stilisticamente come questi generi si articolano e si sviluppano, cioè come, e poi che tipo di reazioni emotive danno questi generi ascoltati, come fai a creare della musica che sia interessante? Certo. Parole sagge. Ho sparato. Sei sempre più saggio. No, passa il tempo. Sì, passa il tempo. Certo, c'è qualcuno in studio che grigiscono i capelli. Esatto. C'è qualcuno in studio che non sarebbe d'accordo al 100% con te, ma non fa niente. Sentiamo. La mia compagna, allora. Ciao amore, in studio. Quindi stavo dicendo, dico per esperienza personale, perché comunque ascoltando anche io molti generi musicali, mi piace attingere anche all'ascolto di tanti generi per poter godere di queste, insomma, di queste interazioni musicali particolari. Infatti c'è qualcuno che mi dice: ma tu non sei mica metallaro? Non lo sono metallaro, no, ascolto tutto molto metal in passato, ascolto tuttora, ma ascolto tanti altri generi perché mi piace, godo nell'ascoltare spaziale, tanti generi musicali, assolutamente sì. Quindi questo si è riflesso in maniera importante sulla composizione dei pezzi. Quindi dei pezzi abbiamo, quindi contributi di diverse espressioni musicali, ecco. Sì, poi vabbè, nel pezzo Confessioni c'è il contributo ottimo del violino di mio carissimo amico, di Marco Castro, che ha messo una parte di violino meravigliosa, e c'è la parte femminile, avrei sentito sicuramente, nel ritornello di Sonia, una carissima amica che saluto, anzi vi saluto tutti. Salutiamo Sonia. Che anche lei ha una voce... Che cognome si può sapere così? Sonia Lorrai, assolutamente, certo. Poi la taggeremo. Certo. Quindi. Collaboreremo sicuramente, do questa piccola anteprima, anche su qualche prossimo pezzo. Bene, quindi desidero la sua voce nei miei brani. Perché quindi la presenza di più voci quindi può dare un arricchimento ulteriore al lavoro che stai facendo, ecco. Assolutamente sì, perché poi lei ha questa voce molto molto alta, bella. A tratti mi ricorda Giorgia. Ah. E io invece ho questa timbrica scura, sensuale, e quindi diciamo che questa contrapposizione di voci, diciamo che si sposa bene. Ah, diritto, ma me l'ha detto anche il mio produttore. Bene. Una domanda interessante anche sull'aspetto, diciamo così, della produzione. Ecco, affrontare per la prima volta una produzione musicale in questa maniera, che tipo di esperienza ha rappresentato per te? Non era la prima volta per me, perché avevamo avuto già produzione anche ai tempi dei VAR, quando avevamo fatto Il Mondo di Cnusa, mi ricordo, ma ho suonato di fronte a 35.000 persone. Bene, benissimo. Con i Negrita, Alex Britti. Non era la prima volta, però in questo periodo sentivo l'esigenza di fare questo passo. Come ti ho detto prima, anche perché
insomma non ho tempo io per seguire tutte queste cose, quindi certo. Mi affido a loro per tutto il discorso che non concerne la composizione. Ho capito, diciamo. Quindi è una cosa, il contorno, diciamo. È una scelta così obbligata. È una scelta così obbligata per cercare di conciliare, diciamo, una vita impegnata come la tua con l'intento di fare dell'arte qualcosa di significativo, l'arte musicale in questo caso. Quindi è una scelta così obbligata. Ci proviamo. Ho capito. Questo ti ha portato anche comunque sia ad avere una promozione importante, perché comunque la tua produzione per poterti valorizzare ti deve anche promuovere, quindi ti diffonde. Quindi la tua musica è diffusa in maniera maggiore, più capillare. Questo per te è stato un incentivo ulteriore a continuare questo tipo di lavoro? Assolutamente sì, io ho bisogno proprio di questo. Infatti quando parlavo con la produzione io gli ho proprio detto specificamente che il mio obiettivo era quello di far arrivare la mia musica a più gente possibile, in tutta Italia e dove capita, insomma. Far arrivare i miei pezzi più, che vengono ascoltati da più gente possibile. Ok, ti faccio una domanda di quelle proprio marzulliane. Secca. Voglia di condividere o una concessione all'ego? Voglia di condividere oppure una concessione all'ego? dell'artista, no? L'artista secondo me ha un po' di ego, ce l'ha sempre. Sì. Quindi, se vogliamo, è anche un modo come un altro per dire... E poi siamo estremamente fragili, fondamentalmente. È vero, anche io qui, per quel mi riguarda, io sono di una fragilità, sensibilità mostruosa. Ma essendo una persona sensibile, magari trovi anche quelle corde, suoni quelle corde che poi sono le corde che portano a comporre musica di un certo tipo, ecco. Devo dirti la verità. Figurati, ma ti pare una cosa, diciamo, in maniera sincera. Ti faccio un esempio. Per esempio, il vostro pezzo, quando ci fu il vostro album come Agora, il vostro pezzo Vane Evoluzioni, per me fu un ritornello quasi strano che mi accompagnò per diverso tempo, perché mi piaceva non solo la sonorità di quel pezzo, ma anche proprio il testo, una cosa proprio. E poi tutto condito dalla tua voce, proprio che dava anima a questo pezzo. Quindi è. Ti ringrazio, è un po' che non l'ascolto adesso quella canzone. Io l'ho ascoltata da poco e mi ha acchiappato anche da piaciuta, poco. Mi è piaciuta, sì. Assolutamente sì. Un pezzo che era piaciuto. Il vostro è un filone musicale, quindi sto facendo i complimenti anche a Cristian, che a Ricciao. Che pescava in maniera proprio atipica dalla musica italiana, perché non era il solito. Polpettone di rime, amore e cuore, così di questo tipo. Era finalmente una cosa di ricercato. Oh, bravo, ricercato. Una cosa di ricercato, è poco scontato. Esatto, perché effettivamente poi tanti bei commenti ci sono arrivati e mi hanno fatto molto piacere, perché sì. Noi andavamo, anche io quando compongo, cerco sempre di non andare a cercare la cosa scontata, ecco, il ritornello, come dici tu, sole, cuore, amore, che non sbatte nulla, diciamo. Nulla. Però andava a cercare qualcosa di più ricercato, effettivamente. Anche con le metriche vocali e con magari anche gli accordi in minore, certi passaggi. Se la musica italiana avesse preso questo percorso in maniera insignificativa, non dico perché solo per la tua musica, ma in generale per la musica di altri artisti, se avesse preso questo percorso per musica italiana assolutamente significativa, che avrebbe anche sfondato di più all'estero, secondo me. Questo battere continuamente su questo cazzo di ritornello, uffa, questo refrain di sole, cuore, amore, mi ha lasciato, ti ho lasciato, ho chiesto una sola, oh babà mia. Diciamo che si è perso un po' in qualità, di molto in qualità. Siamo di, insomma, io sono dell'80, abbiamo vissuto di quegli anni meravigliosi, insomma, con gli ascolti c'è molta più. Direi. Passione, però dobbiamo anche guardare con attenzione anche le nuove leve, a mio avviso. Le nuove leve. Bisogna comunque aprire le orecchie, dai, anche se quando lo dico non ci credo fortemente. Ecco, questa è un'onestà da parte tua che apprezzo moltissimo. Ma io non ci credo e apprezzo moltissimo l'onestà, assolutamente. Ma apprezzo ancora di più il pezzo che stai per mandare in questo momento, il pezzo che passeremo in radio, un altro pezzo di quelli che hai pubblicato che vogliamo sentire. Quale ci vuoi proporre? Ma se volete potete ascoltare Malasorte, che è stato un singolo che è precedente a Confessioni. Perfetto. È stato girato con
con l'aiuto di mio carissimo amico Massimiliano Vacca, il mascheraio, che saluto, mascherai sicuramente. Era uscito fuori un video carino. Va bene. Che ha già qualche annetto. Va bene, andiamo a cercarlo, quindi mala sorte, andiamo a ascoltarlo. Walter Pinna con noi, solista, altra bella esperienza, altro bello ritorno, altra bella chiacchierata oggi a Rock, la rubrica dei gruppi locali. A dopo il pezzo. Non sfidare la sorte, mai prova a prendere il meglio di lei. C'è una gabbia di leoni affamati e ti attendono. Tu la vedi, stai attento, però come una nuova sfida paura avrai. Ma se senti dentro il cuore che batte, ce la farei. Ma lei chi è? È la fortuna che si prende gioco di te. Prendi la sfida, la ora che ti accorgi che è più forte di te. Ma lei chi è? La donna che poi gioca con te. Prendi la sfida, anche se ti accorgi che è più forte di te. Corri veloce, più forte che puoi. Devi pregare gli dèi. E sono solo in questo viaggio, nessuno si prende cura di me. È il pericolo che può risvegliarmi dal mio sonno profondo. E dolce fato, sorprendimi ancora. Ma lei chi è? È la fortuna che si prende gioco di te. Prendi la sfida, la ora che ti accorgi che è più forte di te. Ma lei chi è? La donna che poi gioca con te. Prendi la sfida, anche se ti accorgi che è più forte di te. Più forte di te, più forte di te, più forte di te, 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 di te. Ma lei chi è? È la fortuna che si prende gioco di te. Prendi la sfida, la ora che ti accorgi che è più forte di te. Ma lei chi è? La donna che poi gioca con te. Prendi la sfida, anche se. Eccoci qua un'altra volta dopo il pezzo del nostro Walter Pinna con Rockal, con la rubrica dei gruppi locali, con il nostro amico Walter Pinna, appunto la sua carriera solista molto interessante, un progetto che comunque sia sta sviluppando, si svilupperà. Infatti adesso Walter, prima di regalarci un bel pezzo in acustico, ci parla un po' di quelle che sono le prospettive future di questo progetto solista molto interessante. Quindi, come ti ho detto prima, prospettive future, adesso si lavorerà sicuramente su un nuovo singolo, sono accompagnato da un videoclip, insomma, e per cui poi continuiamo a promuovere questo Confessioni che vi sto per suonare. Ok, adesso andiamo alla, dobbiamo creare l'atmosfera, perché adesso magari passiamo alla musica di sottofondo, quindi Confessioni. Ci vorrebbe un cammino, ci vorrebbe. Sì, un adesso cammino. Allora, una domanda interessante. Ti ricordi il mio cammino a casa? Sì, 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 sì. Una cosa interessante. Dimmi.
Ci puoi raccontare un po' le circostanze di composizione di questo pezzo? Ma questo è un pezzo che parla, c'è tanto di me in questa canzone, parla un pochettino della situazione mia, personale, ho un bambino piccolo, la responsabilità di diventare papà, che non è che è così, siamo nati tutti imparati, diciamo. Imparati, esatto, per usare in italiano. Sì. E quindi, insomma, come dico alla fine del pezzo, la sfida mia più grande, e quindi un pezzo che è nato una mattina, mi sono svegliato, guardavo fuori gli uccelli, ero solo, il bambino non mi ricordo dove fosse con la mamma, è venuta fuori questa canzone. Ho capito, quindi è un pezzo familiare, diciamo. Sì, poi è stato montato con il videoclip che sicuramente avete già visto prima. Bene. Montato con scene caserecce, diciamo. Quindi con un semplice cellulare mi sono destreggiato. Bene. Ho tirato fuori. Momenti di vita. Quindi ci offri un frammento di questo pezzo, quindi. Frammento, tutto il pezzo è un frammento. Tutto il pezzo è un frammento. Ma facciamo un frammentino. Va bene, un frammento. Perché allora. Il pezzo dura 4 minuti e. Va bene. Allora diamoci questo frammento di Walter Pinna con noi a Rock. Prego. Buttare le mattine, se un perdigiorno e renditene conto già. Sì, ma fuori piove, c'è tanto freddo. E si sta bene qui al calduccio col tepore di un camino. Ti fai tante domande, ti chiedi come gli uccelli possano sopportare immuni il peso sulle piume della pioggia. E volare leggeri, volare per davvero. Ti interessi di politica, di la verità non te ne è mai sbattuto niente, bomber. Ma è sempre meglio tenersi informati, leggere, curiosare per davvero. Già, la curiosità non è il tuo forte, ammettilo. Incontrollabile la voglia di discutere, se credere alle favole o bruciarle già, fare pace col cervello, puoi convincerti che sei un buon padre, nulla ti sfuggirà. L'orizzonte dello specchio, un uomo bravo, onesto, poi il tuo nome inciso sulla pietra, l'orgoglio tuo più grande, il sapore dolce di una sfida. Bello. Grazie. Assolutamente sì, bello. Grazie. Bel lavoro, bellissimo. Grazie, intenso, Gabri, intenso. Sono contento. Che 4 minuti sarebbero stati fighi a ascoltare tutti, però se vuoi solo il frammento, va bene, solo il frammento. Un bel pezzo intenso, familiare, caldo, trasmette il calore, molto bello. E a un certo punto uno sviluppo tutt'altro che banale. Negli accordi del ritornello, meglio così, sempre, per non stare sempre lì a scadere in quella famosa situazione della rima, amore e cuore, bla bla bla, insomma, però si può essere sensibili anche se essere banali, ecco. Va bene così. È per questo che ci piace la musica di Walter Pinn. Ci piaceva anche la musica degli Agorà, però c'è Walter Pinn, quindi va bene così. Però aspetta, te la devo fare. Un giorno Christian tornerà nella tua vita? Bella domanda. Il tornerete a fare duo un giorno? Ma con Christian non ci sono problemi. Sì, insomma, al di là del rapporto personale, che è ottimo. Il rapporto artistico un giorno potrà ricomporsi, secondo te? Ma non lo so, nella vita mai dire mai. Sarebbe bello, perché mi piacerebbe vedervi insieme. È una cosa mia, stile lezivo, tornate insieme, ti ricordi all'epoca? Stile lezivo, tornate insieme. Elio, esatto. Ora però... Però sorvolerei su Piero Pelù, perché in effetti ne ha avuto delle uscite. Vabbè, lasciamo stare. Sorvoliamo su Piero Pelù, che è meglio. Ma comunque, vabbè. Comunque, Walter, allora, senti, questi pezzi sono molto belli, intensi. Insomma, la tua caratura come artista si riconferma. C'è poco da fare. Si conferma, bellissima. Che dire, intanto ti auguro bocca al lupo, viva il lupo per tutto quello che succederà a livello artistico. Io ti ringrazio. Assolutamente. Gabri, grazie per avermi ospitato. È un piacere. Qui nel tuo studietto domestico, si fa quel che si può, però ci piace così, a Rocca ci piace così. Intanto però spero che la produzione spinga ulteriormente, che diffonda questa musica ancora di più. Ti voglio vedere a Sanremo.
Anche se non vedo Sanremo, ti voglio vedere a Sanremo. Io non lo guardo a Sanremo, ma ti voglio vedere a Sanremo. A Sanremo. Te immagini, Walter Pina a Sanremo. E comunque sia, se dovesse capitare, sappiate che Walter Pinna è passato prima di tutto qua a Radio Ascolto Live, perché noi qua gli vogliamo bene a lui come a tutti gli artisti locali. Ma io passo per forza, se trovo il vinello qui passo anche il vino c'è sempre quando sei tu, ci mancherebbe altro. È un piacere, è una grande opportunità poter supportare gli artisti locali in questa maniera. Ci crediamo fermamente, come crediamo nella musica di Walter Pinna, che sto con noi oggi a Rockal con questo bellissimo frammento acustico, quella sua intervista molto bella. Altrettanto, seguite la sua musica solista sul canale di YouTube, c'è Walter Pinna. Sì, mi trovate su YouTube come Walter Pinna, mi trovate su Facebook come la mia pagina personale Walter Pinna. Perfetto. E poi ho la pagina artista Walter P, anzi vi invito a mettere il mi piace e a condividere il più possibile. Perfetto, Walter Pinna, Walter P. Okay. È un nome artistico. Artistico, perfetto, sicuramente. La seguiremo senz'altro, quindi Walter Pinna oggi, la musica di Walter Pinna, l'esperienza, la vita, l'anima, i sentimenti di Walter Pinna oggi a Rockal, la rubrica di gruppi locali. Seguiteci su Spreaker, con i nostri podcast sempre in aggiornamento, su YouTube, video sempre in aggiornamento, e la pagina di Facebook con i aggiornamenti dei nostri eventi e delle nostre trasmissioni. E se volete, se ne avete voglia, supportateci tramite la pagina di Patreon che abbiamo aperto da poco con Radio Ascolto Live. La trovate nei link dei video su Spreaker, c'è un link su Facebook e anche su YouTube. Se volete supportateci, abbiamo un piccolo obiettivo da raggiungere per poter comprare attrezzature e pagare eventualmente qualche collaboratore. E ingrandisci un pochettino per supportare sempre di più la musica locale e la cultura locale. Detto questo, grazie Walter, grazie alla grande. Walter Pinna era con noi, Rockal, la rubrica dei gruppi locali, del band locali. Io sono Gabriele, vi saluto, alla prossima.